scelto non come a colonna caso, quindi sonora le canzoni di Dario ed Argento. è un montatore bravissimo, oltre che una persona squisita. Le musiche, che tra l'altro sono piaciute molto, devo dire, ieri sera durante la proiezione ho avuto molti complimenti, sono di Natale Massara, che è un grandissimo, anche lui, musicista del panorama italiano, e ha lavorato con tutti gli artisti più grandi, e lavora tuttora con Milva, però ha lavorato in passato con Celentano, con Mia Martini e con tanti altri. E vorrei ringraziare in modo particolare l'editore delle musiche. Sì, della parte musicale, che è la Caffè Concerto Italia, e nella persona di Luigi Monti Arduini, che ha creduto molto in questo progetto e ci ha dato una grossa mano, e anche loro sono una società molto molto importante nel panorama di case editrici musicali italiane. Ho finito. Però volevo ricordare ancora la truccatrice, io. La truccatrice Marianna Zambenedetti. Perfetto. Abbiamo fatto diventare un mito. Un mito. Mito. Ci faremo dare le emetteremo fatture, ci faremo dare un gettone per la promozione, per la pubblicità che l'abbiamo fatto. Bene, andiamo da Amy. Amy, una cosa, qual è il tuo rapporto con le notizie di cronaca nera in generale? Perché a parte questa è una fiction, effettivamente, quella la vostra, è una finzione, però effettivamente poi è ispirata a un qualcosa di vero, probabilmente è stata un po' romanzata, effettivamente, un po' perché effettivamente non c'era. Perché noi comunque abbiamo dato un finale chiuso. Certo, un finale chiuso. Abbiamo identificato un colpevole. Nella realtà questo non c'è stato, quindi abbiamo lavorato un po' di fantasia. Allora, qual è il tuo rapporto con le notizie di cronaca nera? A parte quelle del passato, che magari conosci per storia tramandata in qualche modo, e quelle magari di oggi, perché tra l'altro è cambiato proprio il modo in cui vengono date in pasto proprio agli utenti televisivi, ecco, agli utenti dei telegiornali. Forse non condivido molto, effettivamente, come del resto penso neanche Pierfrancesco, il modo come oggi si affrontano le notizie di cronaca nera, direi. Ma guarda, io devo essere sincera, per la mia giovane età ogni volta che vedo il telegiornale ho il mal di stomaco, proprio perché ne stanno succedendo di tutti i colori ogni giorno. Ogni giorno si sentono omicidi e cose veramente assurde, soprattutto di famiglia. Sicuramente non le vivo bene, come penso che nessuno le viva bene. È ovvio che comunque vuoi o non vuoi ne resti fuori perché non sei il protagonista di quella storia, la condividi in parte, ne soffri perché sai che potresti comunque essere te nella vita, quindi a livello umano il rapporto sicuramente non è bello. Riguardo invece di un film, è bello parlarne perché sicuramente, come dice Pierfrancesco, la cosa importante, la cosa che affascina soprattutto è questa ambiguità dell'uomo, nel senso questa parte oscura, appunto, che forse è in ognuno di noi, c'è chi la tira fuori, c'è una scelta nella vita, chi ascolta più la parte buona, la parte felice, c'è chi invece ascolta la parte più brutta di noi stessi, e quindi a volte ne dobbiamo fare i conti, insomma, ecco, questa è come la vivo. Sì, comunque io penso che gli istinti di aggressività sono in ognuno di noi. Sì, ma noi siamo animali. Ognuno di noi è una parte oscura, e poi sta a noi riuscire a reprimere nei tempi e nei modi opportuni appunto quella parte che è bene che resti dentro, perché altrimenti... Ma noi siamo cresciuti, Pierfrancesco, così, tramite un'etichetta sociale, tramite ciò che ci è stato insegnato, insomma. Se fossimo stati lasciati forse liberi, questa parte animalesca di noi, senza la razio, appunto, che insomma, in parte condividiamo tutti, se non ci fosse la razio forse succederebbe ancora peggio. Sì, certo, certo. Però c'è da dire che negli ultimi tempi un po' tutta la società, in tutte le sue manifestazioni, è diventata più cattiva, più spietata. È diventato difficile vivere, è diventato difficile, c'è molta intolleranza, molto cinismo, molto egoismo, e sta uscendo veramente il lato, senza arrivare, ecco, agli eccessi di omicidi eccetera, però anche nel vivere quotidiano è diventato difficile, sì, non c'è rispetto, non c'è educazione, c'è molto menefreghismo, no, per tutti quelli che sono i problemi degli altri, molto più esasperata. Diciamo che al di là di tutto siamo diventati tutti un po' più cattivi. Poi certo, non tutti uccidiamo, però forse metaforicamente sì. Ognuno di noi, se si facesse un esame di coscienza, si renderebbe conto che durante la giornata quante volte passiamo sopra metaforicamente a dei cadaveri. Perché pensi che sia successo questo? Perché c'è una grande insicurezza, fondamentalmente c'è... Insicurezza, ma io penso anche una cosa che siamo abituati ad avere ormai tutto. Esatto, da una parte siamo abituati ad avere tutto, le cose non ce le conquistiamo, ma le cose quasi ci spettano di diritto. E soprattutto le nuove generazioni che hanno tutto, forse troppo,
non ha il senso del sacrificio, non ha il senso della conquista delle cose. E c'è un bombardamento continuo da parte dei mezzi di informazione che ci propongono dei modelli di vita che sono assolutamente fittizi, illusori, no? Quindi i giovani pensano che la vita sia uno spot pubblicitario. La realtà è molto diversa, poi quando si trovano a uscire fuori dalla famiglia, quindi dal guscio protettivo della famiglia, si trovano a contatto con una realtà che spesso li stritola. Perché non sono preparati ad affrontare le difficoltà della vita, perché la vita è fatta di difficoltà. Tu hai detto che prima noi siamo molto più cattivi adesso, diciamo. Sicuramente sì. E ci sono, a parte, anch'io mi sento, a parte adesso scavare in quello che sono le motivazioni, ecco, proprio sociali di questa sorta di cattiveria. Però io penso una cosa: la crisi economica, anche l'insicurezza sul lavoro, tante cose, cioè, influiscono. Precariato, diciamo, incertezza futura, certo. Tanta precarietà, tanta incertezza per il futuro. E quindi diventiamo tutti più cinici perché abbiamo tutti più paura. In realtà abbiamo paura di noi stessi, no? Prima, e quindi ci proteggiamo in qualche modo aggredendo. Però io vorrei chiederti una cosa. Tu hai detto che nel corso degli anni adesso siamo diventati tutti più cattivi. Io perlomeno mi sento tale. Scherzo. Scherzi a parte adesso. Però non pensi che attualmente le notizie forse vengono un po' più spettacolarizzate rispetto al passato? Perché certo, non è che quando Jack Lametta sfregiava quattro ragazze al giorno, quattro ragazze, donne, uomini, sì, anche, magari si era più buoni allora perché Jack Lametta... Vabbè, quello è un altro discorso. Il discorso... Però mi sembra che gli omicidi non è che siano la televisione ormai aumentati. Sai che c'è, la televisione deve fare ascolto, oggi più che mai, perché all'inizio degli anni 80 il panorama televisivo era diverso. Oggi c'è una concorrenza spietatissima tra i vari network, tra la RAI e le televisioni private, eccetera. E quindi c'è una corsa alla notizia scioccante, c'è una corsa alla spettacolarizzazione di tutto ciò che può in qualche modo far leva sugli istinti più bassi di una collettività setata di notizie. Perciò potrebbe essere un'esposizione, un problema di esposizione mediatica più che di effettivamente io credo che sono di note comportamentali, no, insomma, e caratteristiche. Io credo che le cose personali procedano di pari passo, invece, che la gente è più cattiva e quindi di conseguenza la televisione, che ne asseconda i gusti, mette ancora di più il carico da 11 su dei fatti brutti, negativi, perché comunque sa che la gente ha una curiosità morbosa per certe cose. Diciamo, è tutto collegato. In effetti la televisione propone ed enfatizza ciò che pensa che la gente vuole. La gente oggi è più cattiva e gli dà delle cose cattive perché sa che a seconda del suo gusto. Comunque ritorneremo adesso tra pochissimo sull'argomento, tra l'altro a parlare anche di Jack Lametta, perché voglio capire questa cattiveria attuale in che modo era, insomma, vissuta all'epoca appunto in cui si sono svolti i fatti che poi tu rappresenti poi nel film, nel corto. Io lo chiamerei film perché effettivamente non è il classico corto dove si cerca di capire per sottintesi, effettivamente è molto esplicito, si capisce, non è il genere del corto, per motivi di tempo effettivamente diventa un po' quasi da interpretare. No, invece, il nostro invece dura 17 minuti, quasi 18, quindi è già un film breve forse che un cortometraggio. E comunque poi ne parleremo, entreremo ancora più nel vivo del proprio Jack Lametta, e perciò mi raccomando, salutiamo intanto la truccatrice ancora, Marianna Zambelletti. Ciao Marianna, la ringraziamo. Sei bravissima, ti adoriamo. La linea adesso passa alla regia per uno stacco pubblicitario e subito dopo ci ascoltiamo un altro brano musicale sempre dei Demonia, ed è la colonna sonora di un grandissimo film che è appunto Fenomena. E la canzone, il pezzo, il brano si chiama appunto Fenomena. Prima pubblicità e poi Fenomena. Radio Roma, al centro delle tue emozioni. G ha voluto sdrammatizzare la musica di Fenomena con una esilarante interpretazione di Benigni, Johnny Stecchino, che in qualche modo aveva anche lì non dico del thriller, però insomma un thriller, diciamo, comico, direi quasi, no? Beh, parlare di thriller in quel caso mi sembra fuori luogo. Però c'era qualcosa di... Thriller non è assolutamente il termine... Come lo chiameresti, Francesco, tecnicamente? Tecnicamente lo chiamerei una commedia un po' grottesca. Una commedia grottesca, sì. Perfetto. Critico il nostro Pier Francesco. Sì, certamente. Adesso vediamo quanto... che critiche hai ricevuto, Pier Francesco, da questo... Ma devo dire, sembrerebbe molto positivo. Perché positive. Da quello che ho sentito, io ho sentito tutte critiche positive. Sì, devo dire, non me lo aspettavo. A parte che quando si fanno questo tipo di proiezioni, bisogna sempre mettere una specie di tara.